strappo, ti stappo e creo. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Ben ritrovati, ultimi scampoli di estate che vogliamo goderci tutti e fino in fondo. E infatti sto dedicando proprio gli ultimi momenti di Arte per te ai video più semplici, più creativi, più divertenti che possono fare anche i ragazzini, perché molto presto ritorneremo con argomenti molto seri. Risalgo in cattedra, ragazzi, registro nuovo. Scherzo, ovviamente scherzo, ma molto presto, quindi a fine settembre riprenderà la normale programmazione di Arte per te con tutti i corsi che voi aspettate, lo so, e quindi mi sto sbizzarrendo a creare cose fantasiose e divertenti proprio in questo ultimo periodo. Oggi delle calamite veramente semplici e veramente divertenti, facili facili da fare, di grande effetto sul frigorifero, un modo simpatico per fare una collezione che non rimanga chiusa in una scatola. Vi ho incuriosito abbastanza? Bene, allora spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a creare le nostre calamite con i tappi. Ed ecco l'occorrente per creare la calamita più semplice di tutte, la calamita dell'estate 2014. La calamita che appena la vedrete direte: ma come ho fatto a non pensarci? Bene, io vi faccio la versione base e la versione deluxe, diciamo così. Innanzitutto, una birra o qualunque bevanda col tappo metallico. Questo qui è stellina, diciamo. Della colla, o l'attaccatutto o la colla a caldo, o anche la Vinavil, ma in questo caso i tempi si allungano. Io qui ho già altri tappi, delle calamite tonde, una moneta da 2 euro, una penna, un piccolo pezzettino di acetato, non serve tutto questo, ne serve quanto la porzione di 2 euro, e poi la fotografia del vostro bimbo preferito, non queste grandi fototessera, ma le fototessera quelle più piccoline. E intanto ne approfitto per presentarvi una certa personcina, lo vedete che bello? È una certa personcina, un certo protagonista anche di Due Cuori e Una Cappa, potrete sentirlo lì fare le ricette con me. E allora, cominciamo subito. Per il modello base di calamita ci servirà semplicemente un tappo e una calamita. Ora però vi insegno, se non sapeste farlo, ma noi qui pensiamo proprio a tutto, siamo doviziosi, ad aprire il tappo senza ammaccarlo, perché deve rimanere dritto. E allora, prendiamo la nostra birrozza, o anche la Coca-Cola in vetro, o anche i succhi di frutta, anche se hanno un tappo un po' più brutto, e apriamola leggermente. Quindi giriamo e apriamo, giriamo e apriamo, in modo che la pressione sia costante da tutti i lati, che lei si allarghi, che la ghiera si allarghi tutto attorno e che venga via senza perdere assolutamente la forma. Visto? Andiamo a fare la nostra calamita. Non serve la colla, è solo un eccesso di zelo. La calamita è molto semplice. Tappo, calamita e tac! Lei sta dentro e già la calamita è pronta. Potete appenderla al vostro frigorifero e fermare i vostri foglietti con queste calamite che stanno di un coeso al metallo pazzesco. Ma siccome io sono Ombretta di Arte per te, la super pignola del web, allora metto anche un puntino di colla, proprio così, un puntino appena, così che la calamita neanche si sposti più dal suo alloggiamento. E allora mettiamo giù e facciamo andare, la mettiamo dove vogliamo che stia. Voilà, così è anche ordinata da vedere dietro, se vogliamo regalarla. La facciamo asciugare e dopo vi faccio vedere in foto come sono carine tutti questi tappi calamita appesi, sparsi tutto lungo lo sportello del frigo a tenere foglietti di vario genere. Vedrete che sarà una vera sorpresa. Scegliete tappi carini e la calamita sarà veramente simpatica. Queste calamite le vendono i cinesi a 20 centesimi l'una, quindi questa calamita poi viene 20 centesimi. Faccio anche quella della corona, perché proprio essendo la mia birra preferita, merita una celebrazione sul frigorifero. Tac, anche qui. Centriamo la calamita
e questa calamitizza si asciugherà e andrà in bella mostra sul mio frigorifero. Ora, per quanto riguarda questa terza calamita, ho deciso di farla in maniera differente. Questa non la userò dalla parte della marca della birra, perché magari ho già un tappo di questa marca e quindi voglio usarla in maniera diversa. E quindi cosa faccio? Prendo una foto del mio piccolino, un paio di forbici, una monetina da 2 euro, che è quella che più di tutte si alloggia all'interno dei tappi, vedete? E attorno alla faccina di Putino disegno un bel cerchietto. E voilà! Quindi prendo l'acetato e anche qui disegno il mio cerchietto e ritaglio i due cerchiettini. Questo per esempio è un regalo bellissimo per i nonni. Gli mettete il nipotino stampato sul frigo, impazziscono. Io invece lo tengo per me. No. Ok, anche qui punto di colla, calamita ben centrata, di nuovo punto di colla, questa volta così, senza troppo abbondare, e inserite la fotina del vostro piccolo. Voilà! Ah, che carina! E a protezione di questa bellissima, perché è bellissima, ditelo, ditelo che è bellissima, una valanga di pollici in giù, incastriamo anche l'acetato. Qui non c'è bisogno né di colla né di niente, va tutto incastrato, guardate che carino! E questa starà sul vostro frigorifero, tac, così come la mettete. Delle cornicette deliziose che accompagneranno ogni apertura di frigorifero. Potete mettere anche dei messaggini all'interno dei tappi. Potete mettere quello che la vostra fantasia più vi suggerisce. Io ne faccio ancora qualcun altro, li appiccico sul frigorifero con qualche messaggino per voi e vi lascio alle foto, sperando che questa idea semplice vi abbia un pochettino fatto sorridere. Vi lascio alle foto, ci vediamo dopo! Potrebbero diventare anche dei souvenir stupendi quando andiamo in viaggio, conservare questi tappi e quindi mettere la calamita e regalarle ai nostri amici a set magari da 5, magari se abbiamo qualche amico collezionista o se noi stessi diventiamo dei veri e propri collezionisti di calamite. Quindi un modo carino, carine anche le cornicette, vedete quella con la faccia di Putino, quante deliziosa, potete anche combinarle in modo da mettervi in posa uno che bacia l'altro da una parte all'altra del frigorifero o creare delle combinazioni creative che rendano il vostro frigorifero un qualcosa di unico e speciale, con una collezione fatta tutta da voi e resa ancora più simpatica dall'averla combinata con le calamite. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così mi raccomando un bel pollice in su, un brindisi ad arte per te, condividete il video e vi aspetto sempre sulla mia pagina Facebook. Buona estate a tutti, un grande bacio, ricordatevi sempre che Ombretta vi vuole bene e da Ombretta ed arte per te è tutto, arrivederci alla prossima!